Pensiamo che si possano rilanciare le città e così dimostriamo che si può fare, ma soprattutto che si possa rilanciare il settore del mare, l'economia del mare. A Venezia abbiamo una grande spinta per la sostenibilità ambientale, ovviamente ci sono delle imbarcazioni che lo testimoniano, elettriche, e c'è tutto il lavoro sull'ibrido che stiamo facendo. E poi è soprattutto questa sottolineatura dell'economia del mare, cioè la diportistica, che è la nostra industria trainante, è il frutto del made in Italy italiano. E a Venezia vogliamo rappresentare l'idea di una nazione che ha 8.000 km di costa, che sul mare, dal mare, può ripartire. Le celebrazioni dei 1600 anni sono un esempio, l'abbiamo detto e tante città hanno ascoltato, l'occasione per poter ricordare la storia della Serenissima, che è stata la prima repubblica libera d'Europa. Ma la Serenissima era proprio l'insieme di tanti stati, di tanti territori. A queste città, a questi comuni abbiamo proposto di fare delle celebrazioni proprie, cioè delle manifestazioni, dei convegni che riguardino le loro città e i rapporti con Venezia. Per cui è una scusa, è una sollecitazione per ricordare e per trovare finalmente l'idea di un'Italia unita. L'Italia deve tornare ad essere un luogo di investimento sulla ricerca, sulla scienza, sull'arte, sulla musica. Cioè, quello che era una volta lo possiamo fare, un nuovo rinascimento italiano. C'era tanta attesa, soprattutto dagli espositori, perché è il primo evento nautico internazionale in presenza. 160 espositori, 200 denti imbarcazioni, di cui 160 in acqua, e tantissima emozione. Tutto in sicurezza, 9 giorni di manifestazione fino a domenica 6 giugno. Qui possono trovare tutto per la nautica, dalla piccola imbarcazione tradizionale veneziana fino allo yacht di 30 metri, ma trovano anche l'innovazione dei motori con la motorizzazione ibrida, trovano le imbarcazioni a vela, trovano anche tutta l'accessoristica dedicata. 9 giorni di nautica full immersion. Un grandissimo giorno perché si riafferma l'importanza della nautica per Venezia e di Venezia per il mondo della nautica. L'occasione per riaffermare sempre di più che Venezia può essere la Monte Carlo dell'Adriatico e può essere il punto di riferimento per tutta l'area del Mediterraneo, per la diportistica e per le navi. Questo comporterebbe un indotto economico significativo, una differenziazione anche rispetto all'offerta classica dei posti di lavoro e una profondità maggiore della filiera turistica.